Amici di motorsport.com, ciao a tutti. Siamo a un'altra intervista con un ex ferrarista, un personaggio col quale ho grande piacere di poter parlare. Vedremo di tirare fuori alcuni argomenti molto interessanti di un'epoca particolare della storia Ferrari in Formula 1. Mi sto riferendo a Paolo Massai. Ciao Paolo, motorista, uomo che ha avuto la conduzione motoristica in un periodo un po' difficile, ma che poteva anche dare grandi soddisfazioni. Inquadriamoci. Chi è Paolo Massai? Intanto, cominciamo dal personaggio. Oggi sei un giornalista apprezzato, commentatore, una delle voci più considerate nel mondo dell'automotive italiano. Fai parte della nostra concorrenza, diciamolo. Derivi da essere stato che cosa? E come è nata la passione? Allora, la passione ci sono nato. Un giorno mi ricordo, mia madre impazziva perché non mi trovava più, avevo 2 anni, 2 anni e qualche cosa. Non mi ha trovato più per tutta la mattina. Poi gli è venuto in mente che nel bosco accanto, stavamo in una casa in campagna ad Arezzo, gli è venuto in mente che avevo visto una pietra che aveva la forma di un'automobile scoperta, cioè con il sedile. E insomma è venuto a cercarmi lì e mi ha trovato dopo 4 ore che ero su questa pietra che facevo, mi dava l'impressione di guidare un'automobile, quindi tanto per dirti. Conoscevo tutte le macchine, tutto, eccetera. Per cui ovviamente ingegneria a indirizzo automobilistico. Fine di ingegneria. Ho fatto domande alle varie casse, Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, eccetera, e alla fine sono andato alla Lancia perché mi piaceva un po' l'ambiente, eccetera. C'era l'ingegner Camuffo che dice: ah, bene, bene. Io volevo fare il collaudatore, ovviamente. Dice: bene, bene, abbiamo bisogno di un collaudatore ingegnere, però prima di fare il collaudatore, siccome la sperimentazione strada è una sintesi, devi fare il giro di tutto. E quindi prima sono stato in carrozzeria con Castagno, una quantità, non c'era il catalogo, nel 1970 non c'era, una quantità di righe, mamma mia. E comunque, poi al telaio, poi alla progettazione motori, e poi dopo dici: beh, adesso devi andare alla sperimentazione motori. Sperimentazione motori, ho trovato l'ingegner Bencini, che era un personaggio affascinante, il quale mi ha detto: quindi nato motorista, lo sei diventato. Sì, vabbè, sì, diciamo nel primo anno in cui facevo questo apprendistato, Bencini mi ha catturato e mi ha detto: tu da qui non te ne vai più. Dico: no, ma io devo fare il collaudatore. No. E insomma sono rimasto lì. Poi la prima cosa divertente è che ho partecipato a montare il motore della Fulvia che Comunari ha vinto a Monte Carlo, cioè solo montarlo. E da lì poi siamo andati avanti. La cosa più importante è stata fare la beta e la gamma per il mercato USA, che era un modello col turbo. Per cui siamo andati alla Porsche a imparare a fare i turbo. Quello lì è stato un... Cioè, come siete andati alla Porsche? Siete andati a fare un corso di conoscenza sulla sovralimentazione? Abbiamo fatto un contratto tra Bosch e Porsche, per cui la Porsche faceva da consulente sullo sviluppo dei turbo e lì abbiamo imparato a fare i turbo. Dopodiché la beta è andata in USA, la gamma no, peccato perché era venuto fuori un bel lavorino. Allora abbiamo continuato, adesso che abbiamo imparato a fare il turbo facciamolo per i cacchi nostri, e abbiamo fatto sulla beta, su un muletto beta tutto, abbiamo fatto il motore turbo che poi sarebbe diventato quello della Tema, il famoso motore turbo della Tema. Una cosa bellissima, perché
L'avevamo già fatto con i contralberi, quindi quando Ghidella lo provò, era il primo quattro cilindri senza le vibrazioni dovute alle alterne di secondo ordine, una meraviglia. Poi la Delta Turbo, e poi la Delta va a fare i rally, prima con l'S4, che poi però con la Delta di serie, e a quel punto, insomma, la frittata era pronta. Infatti Ghidella mi dice: da domani vai a Maranello. È nato così. Sono stati Ecco, veniamo nel contesto. Era il 1988, era appena morto, o era No, l'ultimo ancora no, momento. è morto poi ad agosto. Sì, scelse anche il giorno giusto per andarsene, per non essere a disposizione di nessuno, il grande Enzo Ferrari. Quindi tu arrivi esattamente quando alla Ferrari? Arrivo ai primi di luglio e Comunque era comunque. iniziata una fase di transizione perché era Sì. evidente che il commendatore era arrivato purtroppo alla fine della sua storia e c'era l'esigenza di costruire una nuova Ferrari. E tu sei stato chiamato per fare quello, uscire dalla dimensione del turbo della Formula 1 per entrare nel mondo dell'aspirato. Sì, e soprattutto rinnovare e coordinare tutto il gruppo, perché era un gruppo molto piccolino e quindi bisognava avere il coraggio di assumere dei giovani, perché il punto è sempre quello, devi trovare dei giovani, quindi andare a cercare i giovani in tutte le università europee, e poi alla fine avevamo scoperto che quelli italiani erano eccezionali. Infatti poi ce li hanno rubati, molti ce li hanno rubati, molti sono ancora lì, ma molti ce li hanno rubati. E poi portare tutte le attrezzature ai livelli, non dico quelli che sono adesso, perché adesso è fantascientifico, comunque fare un bel salto. E quando io sono arrivato in Ferrari, la sala prova, c'erano i comandi del motore all'interno della sala prova. Facevi Che se esplodeva faceva un macello. 13.000 giri tu dentro la sala prova. Quando me ne sono andato erano tutte automatizzate, c'era pure il freno dinamico, per cui si riproduceva esattamente quello che faceva il motore nelle varie piste, con i cambi marcia, con le salite, le discese, praticamente tutto. Con tutta la telemetria, cioè, veramente un'esperienza bellissima, Guarda, io sono perché contentissimo di questa chiacchierata, Paolo, perché nella storia di quel periodo, stiamo parlando del 1989, no? Quindi nasce la famosa macchina di John Barnard e tutto viene riferito alla rivoluzione portata da John Barnard con l'adozione del cambio semiautomatico. E qui sei in grado poi di dire la tua, ovviamente, come rivoluzione che poi ha cambiato il modo con cui tutte le macchine ormai importanti cambiano. Ma l'occhio, l'attenzione è sempre stata su queste macchine, su questa generazione di macchine, sulla parte aerodinamica, sulla parte telaistica, per il contributo che John Barnard, l'ingegnere Lampadina, portava a Maranello. E forse si è un po' persa di vista la dimensione dell'aspetto puramente motoristico, che invece nella storia del cavallino è sempre stato l'orgoglio, il fiore all'occhiello. cioè, hai detto giusto, però adesso devi accettare le cose che ti dico. Allora, Certo. nessuno le ha mai scritte, nessuno le ha mai Sentiamo, dette, siamo qui apposta per però ascoltare e mi sembra il raccontare. momento di dire la verità. Allora, tutte le riviste, i giornali, le pubblicazioni di automobilismo sportivo e non sportivo, perché poi il cambio semiautomatico oggi lo trovi in tutte le macchine, Certo. eh? Cioè, non è soltanto nelle corse. Riferiscono sempre: l'inventore di questo cambio è John Barnard.
No, quello lo sappiamo. L'inventore è stato Mauro Forghieri 10 anni prima con un test insieme a Gilles Villeneuve. No, no, ma proprio riferito, ma era una roba molto, molto grezza, riferito sì. Proprio... Allora, John Barnard non c'entra niente col cambio automatico, col cambio semiautomatico che sviluppavamo nell'88. Allora, Barnard ha avuto un solo merito, quello di aver fatto l'abitacolo della macchina nuova senza la leva del cambio e quindi tutto stretto, e se avessimo, perché qualcuno voleva a un certo punto tornare indietro e mettere il cambio normale, non ci stava la leva. Mi ricordo quindi, che proprio Ghidella, che era il presidente in quel momento, chiese a John Barnard di dotare la macchina di una leva tradizionale perché avevate continuamente problemi con gli attuatori, se non mi ricordo, elettronici, giusto? Certo. Allora, il merito di John Barnard è quello di aver fatto la macchina stretta, per cui non si poteva tornare indietro. E allora, allora è stato ancora più realistico andare avanti. Ma chi è andato avanti? Allora, il cambio, il progetto del cambio è di un giovane completamente Ferrari, di Modena, di Ferrari, con tanto di casa Maranello, l'ingegner De Silvestri. Quindi, guarda, non c'entra niente nel progetto. Dopodiché, l'elettrovalvole che usavamo per cambiare, eccetera, erano le Rexford inglesi, che funzionavano malissimo, malissimo. Chi le ha messe a posto? Un altro italiano, torinese, che veniva dalla Fiat, l'ingegner Pier Guido Castelli. Lui è stato l'artefice dello sviluppo e la messa a punto di questo cambio. Insieme a Lamarelli c'era Franco Ciampolini, un mezzo genio bolognese, che hanno lavorato per mettere a punto questo cambio. E siamo arrivati a metterlo a punto quando finalmente è stata fatta una camera bianca in cui montare le elettrovalvole per evitare che le tenute poi fossero sporcate dalla polvere, eccetera. Ma tutta la definizione dei sincro, di come dovevano essere gli ingranaggi, di come si doveva evitare le rotture meccaniche e come si doveva fare l'elettronica, eccetera, Castelli, Ciampolini, Marelli. Barnard, sai cosa faceva Barnard? No, ti faccio una domanda, ma l'idea originale di questa soluzione, quando è partita? È l'87. Ok. Quindi era 2 anni... A sviluppo, era quella lì, però tutta rivista, tutta riprogettata. Barnard trova in casa la soluzione e disegna una macchina per sfruttarla. E disegna la macchina per sfruttarla. E lì, devo riconoscere, è stato bravo a fare l'abitacolo strettissimo. Perché ovviamente c'hai un vantaggio aerodinamico, diminuisce la sezione frontale, poco da fare. Però, insomma, dopodiché, sai qual era l'obiettivo di Barnard? Le litigate pazzesche. Lui voleva portare tutto in Inghilterra, a Guildford, perché si era fatto costruire... Alla GTO. E rubarlo. Allora, questo è quello che non è scritto da nessuna parte, ma ti assicuro che è la verità. L'aerodinamica, c'era un francese giovane, Henri Durand, un mago, ovviamente, era lì e andava d'accordo con Barnard, però l'aerodinamica vera non l'ha fatta Barnard, l'ha fatta questo qui. Durand. Ed è stata fatta in Galleria del Vento a Maranello, perché a Guildford non c'era. In Galleria del Vento, nella Galleria Modelli di Maranello, a uno nel col modellino 1 a 3, più le intuizioni di Durand. Quindi il tentativo di Barnard era quello di, diceva che eravamo incapaci, cioè diceva delle cose tremende per convincere Cappelli e anche l'ingegnere, come si chiamava, di portare tutto a Guildford, per poi
essere lui, ma ti assicuro, cioè, bastoni fra le ruote incredibili. Ecco, parliamo un attimo di quel motore, perché è una macchina che è nata vincente. Al debutto in Brasile si vince subito, quindi meglio non poteva essere. Poi vennero fuori i problemi di affidabilità che tu hai messo No, in evidenza. già in Brasile ci sono stati problemi di affidabilità. A metà gara, Mansell dice: ah, non mi funziona più il volante. E Villa del Pra, che era il capo meccanico, con pressione del sangue avrà avuta a 20, 30, cioè un freddo, uno spagnolo freddissimo. Dice: non te preoccupare, passa di qui che ti cambio il volante. Mansell è entrato ai box, gli ha cambiato il volante in un decimo di secondo. Perfetto. E ha vinto. Roba che non era della cultura del tempo, cambiare il No, volante, assolutamente. ma figurati. Erano andate in crisi i contatti sulle leve, no? Di Mansell c'è un'altra cosa che questa te la devo dire. Arriva Maranello alle 3 del pomeriggio per farsi il sedile. Cioè, a dicembre alle 3 a Maranello è già quasi buio. Alle 4 dice: facciamo un giro in pista. Buio. Fa il primo giro e esce di strada. Arriva lì ai box di Fiorano. Dice: ho capito. Fa il secondo giro completamente buio, record della pista. Tanto per dirti, Mazzer. Poi le messe a punto, gli sviluppi, non aveva proprio, si rompeva le balle a fare questo lavoro qui. Lui voleva fare solo le gare. Il motore è proprio Era lo 0,35, giusto? 0,36. Il motore è proprio figlio, totalmente figlio di Maranello, eh. 12 cilindri a V di 65 12 gradi. cilindri a V, 65 gradi perché per fare più spazio, per abbassare un po' il baricentro, perché lo abbassi, e poi fare spazio agli iniettori perché avevamo già l'idea di montare due iniettori in modo da favorire il basso, l'alto, un po' tutto. No? Comunque Quattrini, figurati, sta a Serramazzoni, aveva tutto un gruppo di gente. Tutti tra Maranello, Modena e Serramazzoni. Govoni, che era il responsabile delle sale prova di Modena, quindi più Ferrari di così. E nasce con quattro supporti di banco, ed sono sempre rimasti quelli, per cui 12 cilindri ma corto. Però lasciamela dire, perché c'è Certo, anche la stregoneria. siamo qui per raccontare, Paolo. Cioè, io allora. Quello che io ho vissuto di persone in Formula 1 è che ci sono, che è la vita, eh. Ci sono le onde. Quando le cose vanno bene anche se non c'è tutto che gira. Quando le cose vanno male, continuano ad andare male. Cioè, è così. E quando manca. Arriviamo alla stregoneria, allora, perché qui ti voglio portare. Cambia di nuovo lo scenario, cambia la direzione tecnica, parte telaio e arriva, racconta tu. Arriva Jean-Claude Mijaud, grande aerodinamico, perché alla Tyrrell aveva fatto il muso alto. Tra l'altro, il presidente di Torino, come si chiama, dell'Associazione Industriale di Torino, c'era una di quelle Tyrrell, che è una macchina piacevolissima da guidare. E riscopre, arriva Mijaud e riscopre tra tutti i documenti Ferrari un vecchio progetto Ferrari con un doppio fondo. Quindi anche quello esisteva in casa, non era un'idea No, no, che ha esisteva in portato casa. Jean-Claude. Lui gli ha alzato il muso, non così tanto come la Benetton e come la Williams, però insomma, rispetto alla papera dell'anno prima, disegnata da Scalabroni, che aveva messo
proprio la papera davanti, questa qui aveva il muso più alto. E poi l'idea del doppio fondo la prende da quella roba lì. E in effetti questa macchina aveva una grandissima downforce, però sensibile in maniera eccessiva all'altezza da terra. E non aveva le sospensioni attive. Non solo non aveva le sospensioni attive, ma davanti c'aveva un monoammortizzatore. Allora, il problema era che questa macchina qui aveva una fortissima downforce, delle sospensioni però che non riuscivano a mantenere la distanza da terra costante, per cui la macchina partiva, aveva tutta questa downforce, si abbassava, perdeva, cambiava l'altezza da terra, perdeva la downforce e il pilota perdeva il controllo della macchina. Infatti Capelli, che insomma l'anno prima con la Layton era andato benissimo, in ogni gara perdeva la macchina, faceva testa a coda, poi, cioè sarà stato emozionato, sarà stato l'effetto Ferrari, tutto quello che vuoi, però cioè, a Monte Carlo è andato a finire, ha parcheggiato sul guardrail. Alla Rascas. Allora, questo era proprio un problema. Cioè, la macchina non era assolutamente stabile, non solo, ma per fare questo doppio fondo le pance laterali erano molto lunghe e larghe, per cui la Coca-Cola dietro era strozzata, l'aria non ci passava, per cui il diffusore non veniva energizzato da tutto il flusso d'aria che faceva da estrattore, e l'alettone posteriore lo dovevi regolare molto inclinato, ma lì in questo modo perdevi efficienza aerodinamica, cioè avevi downforce, ma c'avevi anche un casino di drag. E anche le pance davanti erano lontane dal body, per cui davanti avevi una parte di body che tappava l'aria e le pance e le bocche poi piccole e strette. Quindi, sembrava un caccia quella macchina, me lo ricordo benissimo. Esatto, erano le bocche, infatti Misio stesso lo dice, l'ispirazione l'avevo presa dagli aerei da caccia. E quindi avevi queste pance larghe, lunghe, che è tutto il contrario di quello che devi fare su una macchina di Formula 1, in cui devi assolutamente evitare stare lontano dalle turbulenze create dai pneumatici, in modo da avere il flusso lungo la scocca, lungo il body, che va diritto in coda e viene tutto stretto. E per cui era una macchina, ti dico, alla fine aveva un drag della Madonna, perché per sopperire a questa perdita bestiale di downforce quando cambiava l'altezza da terra, mettevi tutte le regolazioni al massimo del drag, della downforce, però poi c'avevi il drag. E quindi... Io mi ricordo di un episodio vissuto, Paolo. Venni ai test di Imola per fare una lunga intervista. All'epoca ero ad Autosprint per fare un'intervista a Ivan Capelli, mentre a turno giravano Jean Alesi e Ivan con la stessa macchina, ce n'era una per lo sviluppo. E mi ricordo che scendeva dalla macchina, iniziavamo, era stata un'intervista diciamo a puntate fra un turno e l'altro di guida, no? E Ivan mi diceva: guarda, io sono stupito, non so come Jean riesca a chiudere un giro sparando un tempo, perché io su quella macchina lì non trovo un giro uguale a quell'altro, soprattutto nella fase, nel tratto Piratella, acque minerali, io vado totalmente in crisi, quella macchina lì non riesco a guidarla, ogni volta una reazione diversa, temeva che fosse il fondo a flettere, no? Il doppio fondo, e che quindi avvicinandosi le due pareti ci fosse un'onda diversa di aria che passava, non considerando il problema, probabilmente eravamo all'inizio della stagione, della sospensione anteriore monoammortizzatore che non faceva lavorare la macchina. Però lui dall'inizio disse che c'era un grosso problema e disse anche: non riesco a capire Alesi come riesca a inventarsi un giro. Quindi la dicotomia sulla macchina è evidente che era già nata all'inizio. Alesi è un funambolo. Cioè, a Magny-Cours, sotto la pioggia, è riuscito a guidare come nessuno con le gomme non rain. Poi, però, l'ha persa anche lui, sempre a Magny-Cours, dopo aver guidato, era
terzo o quarto, non mi ricordo bene, poi te l'ho preciso. E poi a un certo punto però l'ha persa anche lui. Quindi, cioè, perché ti dico, era proprio troppo sensibile all'altezza della terra. La Williams aveva le sospensioni attive, ma non solo. Le sospensioni attive, perché poi alla fine delle ultime due gare ce l'abbiamo avute anche noi le sospensioni Certo. attive. Ma loro avevano le sospensioni attive col GPS, quindi il sistema sapeva esattamente il punto della pista dove eri e regolava l'altezza da terra in funzione delle accelerate, delle frenate, per cui, cioè, è ovvio, e secondo me era un trucco quello, perché cioè, hanno fatto bene poi a toglierlo, anche se quello ha fatto perdere un po' di conoscenze, comunque noi eravamo proprio con delle sospensioni tremende, non solo alla fine. Le rigidivi, ma poi succedeva come in Ungheria, a caso che pista con un po' di bump, saltava come un grillo quella macchina, cioè inguidabile. Ok. E comunque, dopo le prime due gare, in cui abbiamo avuto problemi di raffreddamento e quindi problemi di lubrificazione, nella prima gara, nella seconda Capelli ha avuto un incidente, Alesi ha danneggiato le valvole, vabbè. Nella terza gara in Brasile, Interlagos, abbiamo montato il motore dell'anno precedente, che aveva 30 cavalli di meno. Le velocità sono salite perché era diverso il set aerodinamico per quella pista, ma rispetto ai concorrenti eravamo come prima. Quindi non è vero quello che dice Alesi: ah, abbiamo messo il motore dell'anno scorso e va tutto bene. Non è vero. Cioè, quella macchina aveva un drag della Madonna, per cui non andava avanti. Ecco, però Poi, comunque. lasciami fare la domanda cattiva a questo punto, perché è indubbio quello che tu stai dicendo per l'aspetto aerodinamico, però mi sembra anche realistico ammettere che in certe situazioni il blow-by veniva fuori, nel senso che eravate arrivati a dei regimi di rotazione nello sviluppo, era un motore nato per girare a 12.500. Siete arrivati oltre 13.800 e non avendo le valvole pneumatiche, dei problemi potevano sorgere, soprattutto con un albero che aveva solo quattro supporti. Per cui qualche flessione di albero che poi dava delle problematiche di trafilaggio poteva esserci. Allora, il trafilaggio è legato al pistone, l'albero non gli fa niente. Quattro supporti di banco su un basamento di ghisa è come averne otto su un basamento d'alluminio. Poi l'albero, ti mando una foto, era un albero aerodinamico. Diciamo che il problema nasce un anno prima, a Spa, Alesi, a metà gara è primo. Ed è Senna indietro, gli altri sono indietro, è destinato a vincere. Lui esce dalla Eurus in pieno al limitatore, in sesta marcia, aveva sette marce. E a metà gara, nella salita che c'è subito dopo l'Eurus, rompe il motore, pistone. Quindi da quel momento siamo partiti a fare un pistone nuovo, biella nuova, tutto completamente nuovo. Un pistone che è simile a quelli che si usano oggi. Passo così, massa ridottissima, biella disegnata in Ferrari, in titanio. Prima le compravamo dalla Punkel, con vite mordenti in titanio, un lavoro eccezionale. Però la messa a punto degli anelli, soprattutto del primo anello sul pistone, è una roba che ti porta via un sacco di tempo. Quindi, se gli aggiungi in Sudafrica l'altezza, questo e quest'altro, il primo anello che faceva il suo lavoro, ma se le condizioni di pressione e l'altezza non erano quelle opportune, innescava un po' di blue bike. Risolto poi, immediatamente alla gara dopo, infatti ci sono i disegni di Piola
non del serbatoio, perché lei si dice abbiamo dovuto aumentare il serbatoio. No, è stata cambiata la forma del ciclone. Il ciclone dove arriva il blow by e poi si separa l'aria che va al collettore di aspirazione e l'olio che ritorna nel serbatoio. E nella seconda gara si vede che il ciclone, la parte superiore dove arriva lo sfiato del blow by, è tutta più larga. Nel frattempo, messo a punto di nuovo con un'idea interna Ferrari, il primo anello del pistone, che era un anello da 1 mm, sottilissimo, alla seconda gara problema risolto, però le velocità sono sempre quelle. Terza gara abbiamo montato il motore dell'anno prima, rispetto alla concorrenza eravamo lì. Poi quando siamo arrivati a Barcellona c'era già tutto il motore completamente nuovo che aveva guadagnato 30 cavalli rispetto a quello dell'anno prima e Alesi comincia a essere lì. Se non aveva incidenti, se non era tamponato, perché poi c'era il Schumacher che l'ha tamponato diverse volte, o era quarto o era terzo. Fino a Monza, quando è arrivato il motore da 750 cavalli, c'era anche un po' a Spagna aveva 740, a Monza 750. Arriva fra l'altro anche un cambio trasversale, se non mi ricordo male. Adesso parliamo del cambio trasversale. Con l'imitatore 14 e 5 a Monza 14 e 7, ma se la macchina è un tappo, lì ci puoi mettere anche 800 cavalli, ma è quello lì che è. Cioè, avevamo 70 cavalli più dell'anno prima. Cioè, se non li vedi, cioè, non... Rispetto al discorso aerodinamica che abbiamo fatto prima, che quella macchina era un tappo per quanto riguarda il flusso nella Coca-Cola, se metti un cambio trasversale fai ancora peggio, perché sì, è più corto, per cui può cambiare un pochino il momento polare di inerzia della macchina, per cui diventa più maneggevole, ma più maneggevole senza downforce, più maneggevole su una macchina di serie che non ha downforce, ma su una Formula 1 il cambio deve essere strettissimo. Infatti vedi oggi con il contenitore del cambio in carbonio sono strettissimi. Gli metti un cambio trasversale, no, lì non passa proprio più aria, quella poca che passava non passa più. Ma Postel White era così, era un empirico. E infatti quello che mi disturba dei prossimi regolamenti è che vogliono buttare via il motore di oggi, che è un motore con il 52% di efficienza, che quindi... Perché lo vogliono buttare? Perché non fa il rumore che eccita gli spettatori? Ma dimmi te. Cioè, sarebbe un banco di prova eccezionale per i nuovi motori che devono soddisfare i limiti della CO2, perché oggi gli ibridi plug-in stanno dentro i limiti della CO2, però devi ricaricare la batteria spesso. E non ti dico che cosa vuol dire spesso, perché se te lo dico... Mi rispondi male. No, vuol dire andare a fare i bordi come si fa nella vela, cercando le ricariche dove spesso non ci sono. È un dato di fatto, è una questione di Invece mercato. il motore di Formula 1, la batteria la ricarica lui. Allora, mantenendo questa soluzione con un budget cap serio, per cui porti i costi verso quelli che sono i costi di serie, e riesce a fare un motore che ricarica un plug-in che ricarica la batteria mentre giri. Hai risolto il problema senza andare a cercare la luna con l'idrogeno, la fuel cell. Ma tu le hai viste le macchine idrogeno e fuel cell? 5 metri di macchine e un abitacolo tipo la Punto. Perché l'idrogeno, le bombole dell'idrogeno hanno un'invasiva, che sono invasive, la fuel cell è più grande di un motore termico, poi ci devi mettere anche il motore elettrico. Casa, la Toyota Mirai è 5 metri, dentro c'è un abitacolo piccolissimo. Combustibile sintetico, perfetto, magnifico, solo che 1 litro di combustibile sintetico costa quanto 60 litri di benzina. Allora, va bene metterlo in Formula 1 perché poi gli metti il budget cap e i costi si riducono, però senza buttare via il motore di adesso, perché ti assicuro, il motore di adesso
ripeto, ha un'efficienza 52%, ma non come i giapponesi che fanno gli Atkinson, per cui denunciano l'efficienza 41%, ma sai perché? Perché c'hanno potenza specifica da 60 cavalli litro, che oggi fa ridere, 60 Certo. cavalli litro, perché non buttano dentro aria, la valvola di aspirazione la aprono pochissimo, per cui la combustione rimane a temperature basse perché di aria non ce n'è, il rendimento adiabatico del motore migliora e così l'efficienza migliora. Ma è un'efficienza finta. Tu devi avere 52% di efficienza con 400 cavalli litro, che è il motore di Formula 1. Però facendolo per le vetture di serie fai delle plug-in che si ricaricano da sole. Hai risolto tutti i problemi. Il tema è molto Invece, interessante, ma richiederebbe tanto tempo, Paolo. Allora, io intanto ti parliamo ringrazio. un'altra volta. Sì, ci riprendiamo per una seconda puntata. Allora, amici di motorsport.com, commentate qui sotto quello che Paolo ci ha raccontato in questa piacevole chiacchierata di un'ora. Cliccate la solita campanella così riceverete le prossime informazioni sui video di motorsport.com e ci diamo appuntamento allora Paolo a una seconda puntata perché di storie da raccontare secondo me ce ne sono ancora tante. Ciao e grazie. Ok, ciao, grazie a te, arrivederci.